L'artista afferma: il progetto da me proposto si intitola Abissi 2. Si tratta di un punto di partenza e nuovi campi di esplorazione nel mio operato. Solitamente mi piace vagare tra pensieri, ricordi, frammenti di immagini e suoni non sempre legati ad un tempo presente, né collocabili in uno spazio ben definito. Mi piace lasciare libertà d'espressione all'acqua, al segno, facendo in modo che questi ultimi parlino per me, come se da soli sapessero tracciare la rotta dei miei pensieri. Il risultato cui aspiro è quello di immortalare, o meglio addormentare, quei pensieri carichi di una loro vibrazione, di un loro suono, di una loro identità, forte e concisa nel silenzio travolgente dell'acqua su carta o qualsiasi altro supporto, capace di contenere un'emozione. Il lavoro finito rappresenta la conclusione di un viaggio, di un tragitto, di una ricerca, di un movimento che a sua volta possono essere ancora indagati. Abissi 2, in questo caso, è quindi un tuffo nel blu più profondo e lontano, con rotte imprevedibili e sensazioni di smarrimento. Buio e luce che si cercano e si sovrappongono creando nuove strade e lunghi percorsi. Un semplice invito a vagare con leggerezza e serenità al fine di gustare la libertà di un pensiero.